Stefania Sansson era una partita importante, dopo la sconfitta di Monza, dopo lo stop forzato mercoledì, è arrivata una gran bella prestazione. Sì, assolutamente sì, questi tre punti ci servivano, siamo partite con tanta aggressività e soprattutto avevamo l'umiltà giusta per affrontare questa gara. E non era semplice dopo lo stop anche infrasettimanale per il discorso Covid. Ecco. Senti, una partita come quella di stasera, come sempre, nasconde tante insidie. Brescia è una squadra che ha sempre messo un po' in difficoltà Novara negli ultimi anni. È arrivata una prestazione convincente in tutti i fondamentali. Cosa ha fatto la differenza, secondo te? Ma penso che sia stata una vittoria abbastanza netta, onestamente. Abbastanza aggressive in battuta, molto aggressive in attacco. Sicuramente potevamo fare qualcosina in più a muro rispetto a quello che avevamo messo su di loro, ma va bene così. Sabato prossimo c'è una partita molto importante, si va a giocare a Scandicci, il primo vero e proprio big match del campionato, anzi il secondo dopo quello di Monza. Sì, è una partita importante come questa. Tre punti sono quelli di Scandicci e tre punti sono quelli di stasera, quindi penso che nonostante l'importanza e la difficoltà sicuramente della prossima gara, però ripeto, abbiamo un approccio molto aggressivo e sicuramente restiamo umili e concentrate. Sabato è una gran bella gara e poi sono contenta di rivedere Massimo. Senti, hai detto umili, aggressive, anche tanto entusiaste, questo si percepisce. Quello è il fuoco, è la base per tutto quanto, perché con quell'entusiasmo si sopperisce molte volte anche a dei momenti di difficoltà, a delle mancanze, a qualche problemino fisico che comunque abbiamo noi, ne hanno tutte le squadre. Quell'entusiasmo è il fuoco della squadra e noi ne abbiamo tanto.